Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi. Prima però il consiglio è sempre quello: se non l'avete ancora fatto, scaricate l'applicazione di OneFootball, ma perché? Punto primo, è gratis. Punto secondo, è la numero uno del settore per avere tutte le notizie di calciomercato, video di calcio internazionale. Se la scaricate, fate una cosa fatta bene. Se non la scaricate, il problema è il vostro. Video di oggi, ragazzi, che verte sull'argomento che nella settimana che potrebbe portare lo scudetto all'Inter ha, diciamo così, insomma, catalizzato in toto i social, i siti, YouTube degli interisti, ovvero il probabile, perché ancora non è sicuro, il probabile nuovo inno dell'Inter. Partiamo dall'inizio. Povia già qualche tempo fa si era candidato per fare il nuovo inno dell'Inter, pare abbia scritto comunque una canzone dedicata all'Inter, non si sa se verrà scelta come nuovo inno. Povia però ieri si è espresso e ha detto che sia che venga scelta come nuovo inno, sia che non venga scelta, lui la farà uscire perché ha avuto l'ispirazione e gli andava di scrivere una canzone dedicata all'Inter. Si è alzato alle 4 di notte, io alle 4 di notte mi alzo per pisciare, ormai ho la prostata, ho una certa età, Povia alle 4 di notte si alza e scrive le canzoni e ha scritto la canzone. Quindi adesso Povia fra qualche giorno ci farà sentire la sua canzone. La probabile, il probabile inno che ieri, insomma, le tracce già si trovano un pochettino in giro per il web, pare l'inno prescelto, pare essere stato scritto dalla coppiata Claudio Cecchetto, Max Pezzali, grande cantante e grande interista, cantato dallo speaker di San Siro, il romagnolo milanese acquisito Mirko Mengozzi. E ho sentito questa traccia, ho visto anche, insomma, un pochettino sul web tante critiche a questo inno, perché ragazzi, come spesso accade, quando si lascia la strada vecchia per la nuova, si sa quello che si lascia, non si sa quello che trova, e vengono sempre criticate le novità, no? Ho visto che è stato criticato il nuovo logo, quando escono le nuove maglie vengono sempre criticate, poi alla fine le si compra sempre. Alla fine il nuovo logo è stato criticato, poi ci si abituerà anche quello. È chiaro che l'Inter ha alle spalle un paio di inni molto apprezzati, o che comunque piacciono molto al popolino, no? Diciamo così. Il primo, Pazza Inter, che veramente ha dilagato e ce l'abbiamo tutti in testa, perché che piaccia o no ha un ritornello molto orecchiabile. E il secondo, C'è solo l'Inter, di Elio e le storie tese, di Elio senza storie tese, che è una canzone che si porta molto, si presta molto a essere cantata allo stadio. Quindi i tifosi in questo momento, memori di Pazza Inter e C'è solo l'Inter, sono molto critici su questo probabile nuovo inno di Max Pezzali e Claudio Cecchetto. Ho visto recensioni sul web parecchio un po' negative, molti l'hanno criticato perché è un po' troppo veloce, un po' troppo dense, un pochettino troppo, altri perché magari non fanno troppo. Sto parlando! Quando faccio i video devono sempre passare con le carriole, le campane, mamma mia, ci mettono d'accordo, ci mettono. Dicevo, altri perché magari non fa riferimenti a cose storiche dell'Inter. Io questa canzone l'ho sentita, andrò controcorrente, a me piace, è una gran bella canzone che a me piace. Poi, virgola, può andare bene come inno? Non lo so. Bisognerebbe sentirla pompata allo stadio, l'effetto che fa, perché è chiaro che magari tutte le canzoni, è capitato mai a voi di sentire una canzone per la prima volta, magari non vi piacesse tanto, poi a furia di risentirla magari vi entra in testa, diventa pure un tormentone. A me è capitato tante volte. Potrebbe anche darsi che questa canzone di Max Pezzali possa fare questo percorso, no, sbatte cazzo del percorso, possa fare questa strada. Secondo me è una gran bella canzone da mettere prima delle partite, è bella pompata, è bella carica. Poi ripeto, da lì a dire che possa diventare un inno ho qualche piccolo dubbio, perché secondo me un inno deve essere una canzone che quando parte tutto lo stadio gli deve andare dietro, no? Come la prima che mi viene in mente, ragazzi, andiamo sul classico Grazie Roma di Venditti. Quando parte Grazie Roma tutto lo stadio gli va dietro, perché è una canzone che si presta a essere cantata,
è una canzone più lenta, è una canzone che quando tutto lo stadio la canta fa un certo effetto. La canzone di Max Pezzali è una canzone molto più ritmata, molto più veloce. Io sinceramente faccio un po' fatica a pensare a 80.000 persone che fanno Yes I am Inter, Yes I am Inter, na, 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 perché è bella, ripeto, è una bella canzone, però non so se è una canzone che si presta a essere, diciamo così, sostenuta e cantata da 80.000 persone. Quindi non voglio, a me piace la canzone, non voglio bocciarla come inno, voglio magari prima sentire allo stadio l'effetto che fa. Mi piace molto, quindi la recensione mia è: mi piace molto come canzone, come inno aspetto, perché ho qualche dubbio. Forse fra questa, Pazza Inter, che c'è solo l'Inter, credo che c'è solo l'Inter, per essere cantata allo stadio da 80.000 persone, credo che sia a oggi forse ancora la migliore. Venendo alle cose di stretta attualità, ieri finalmente è tornato a Milano Zanghino, che era partito a ottobre ed è stato uccel di bosco fino praticamente a ieri. Zanghino, io lo so che ti hanno detto di non tornare, ti hanno consigliato di non tornare, lo so che tu saresti anche venuto volentieri, ma che non potevi, perché là ti dicevano che non potevi venire. Però devi anche capire che c'hai un ruolo importante, cioè lasciare una società, il presidente che lascia una società da ottobre fino adesso, tutti questi mesi importanti, con l'Inter che vola verso lo scudetto, con tutte le voci che ci sono state, la società in vendita, e no, in vendita solo una parte, no, in vendita tutto, gli stipendi sono pagati, non sono pagati, cioè qua è successo un casino nel frattempo, Zanghino. Io me lo immagino che tu dalla Cina, tutto sto casino, hai cercato di, cioè sarai stato sicuramente in contatto con Marotta, con Ausilio, con Antonello, con tutti, però cioè, devi capire che la presenza del presidente è importante. Diciamo che purtroppo capisco che tu non puoi fare tutto quello che vuoi, perché là funziona così, però devi anche capire che qui è un altro mondo. Insomma, noi siamo stati un pochettino, non dico allo sbando, però è stato bravo Marotta a livello societario a barcamenarsi di qua e di là, a cercare di mettere una toppa dappertutto intanto che te non c'eri. Adesso sei tornato, molti dicono è tornato perché c'è la festa scudetto, per fare le fotografie, per fare il bello. Potevi provare a tornare anche un pelino prima, dai, se tornavi anche un pelino prima non è che ci scocciava. Poi dopo è chiaro che se quest'estate mi compro i due giocatori buoni, io mi dimentico di tutto, perché io sono un paraculo. Dico, grande Steven, sei il numero uno. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare, ciao!